L'abbiamo tanto atteso ed eccoci qua. Atterraggio su Italia 1. Però, io pensavo chissà che cosa, a dire il vero, di respirare un'aria, diversa. Scusate, provate un po', senti. Cambiato qualcosa? Anche poi la scenografia, le palme, il cielo blu. Possibile che non sia cambiato niente. Ma sì che sono cambiate delle cose. Ne vedrete cambiate, anzi, tantissime. Innanzitutto il tempo. Avremo tantissimo tempo a disposizione. In questo tempo avremo modo di giocare molto di più, di sentire molta più musica, di divertirci e di stare in allegria come è tradizione di Non è la Rai. Loro ci sono tutte. Vedi che è cambiato. Prima c'era scritto 5, no? Adesso c'è scritto 1. Piccolo piccolo. Non lo vedete voi, a casa lo vedono. Ah, ma proprio, eh? Mamma mia! Comunque, tra le tante novità, qui su Italia 1 ci sarà anche un certo numero di debutti. Ragazze di Non è la Rai che giocheranno insieme a voi. La prima deve rompere il ghiaccio, ha solo 15 anni. È emozionata come non mai. Vi farà un gioco al quale, se starete attenti, avrete buona memoria e sarete capaci di essere anche abbastanza perspicaci, potrete vincere cifre considerevolissime. Accoglietela con tutto l'affetto possibile. Vogliatele bene perché è veramente emozionata. Ambra! Che Dio se lo mandi buona, giocherò con voi. Allora, vorrei la prima telefonata. Pronto? Sì. Ciao, come ti chiami? Ilenia. Come? Ilenia di Cerviana, provincia di Cagliari. Ah, Ilenia, benissimo. Il gioco è semplicissimo. Allora, io ho questo zainetto in cui ci sono 10 oggetti, tu devi dirmeli. Prova un po' a indovinare quali possono essere, devi essere molto rapida. Forza, dai. Rossetto? Come? Un rossetto. Il rossetto? No, mi dispiace, ciao. Pronto? L'hai fulminata. Rapide. Vabbè, rapide e incisivi, rapide. Bravo. Pronto? Pronto, ciao, sono Marta. Ciao, come ti chiami? Marta. Ciao Marta. Allora, cosa posso avere nel mio zaino? Una spazzola. Una spazzola? No, una spazzola no. Mi dispiace, ciao. Ciao. Pronto? Pronto? Pronto, ciao Ambra. Ciao, chi sei? Sono Fausto da Cosenza, ciao a tutte, siete stupende e simpaticissime. Senti, volevo dare un saluto grandissimo alle tue bravissime che sono simpaticissime e bravissime, in particolar modo a Cristiana e a Cinzia. Va bene, grazie. Prego. Allora, come ti chiami? Fausto. Fausto, va bene Fausto. Allora, cosa ho nel mio zaino? Un aiuto non lo puoi dare, niente? Beh, dai, ho 15 anni, cosa posso portare nello zaino? Un Walkman. Un Walkman? Sì, esatto. Bravo. Dai, puoi continuare, dai, però devi essere molto veloce. È un... Dai, dai. Uno specchio. Uno specchio, no, mi dispiace, lo specchio no. Ciao. Ok, ciao, bravo, no. Allora, hanno indovinato soltanto un Walkman.
lo rimetto dentro. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Pronto? 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 Ciao, come ti chiami? Sono Laura da Latina. Come? Laura da Latina. Laura. Laura, ciao, allora cosa ho nello zaino? Senti, io prima ti voglio dire una cosa. Ti ho visto nella trasmissione di Capodanno. Sì. E ti ho sentito cantare la canzone Non mente te. Ah, sì. E come mi è piaciuta molto, se me la potessi ricantare. Non lo so. Dai. Non lo so.